Gamers, io sono Mary Shell e oggi siamo tornati in Red Dead Redemption 2, ragazzi. Come sapete, non vi sto portando la storia principale, ma solo alcuni sporadici gameplay per giocare assieme. E oggi voglio portarvi una cosa davvero particolare, perché qui, ragazzi, si parla di zombie. Ebbene sì, l'ho visto, vi dico la verità, dai player inside che hanno fatto appunto un accenno su questa cosa, diciamo, cosa molto particolare che c'è in questo Red Dead Redemption e credo anche nello scorso Red Dead Redemption. E niente ragazzi, andremo a cercare la subquest riguardante gli zombie e a cercare proprio gli zombie che dovrebbero essere nella palude, quindi qui da queste parti. Ah ragazzi, come zona degli zombie dovete andare più o meno, o almeno io li trovo più o meno qui, anche qui. Il cavallo è agitato intanto. Comunque ci sono anche gli alligatori per non farci mancare niente, quindi dovremmo anche stare attenti a quello. E vi dico che ieri, quando sono venuta in questa zona, ho sentito una donna piangere. Credo ci siano anche gli spiriti. E la cosa è abbastanza inquietante. Poi io lì ho visto una luce che si è accesa, poi spenta. E sarei tentata anche di andare quasi a piedi per rendere tutto molto più inquietante. Ovviamente io vi taglierò le parti in cui magari non trovo niente. Però sono abbastanza sicura che troveremo qualcosa, perché io ieri quando ho spento il gioco da queste parti qui ho sentito il pianto di una donna e non credo che fosse, insomma, viva, diciamo. Credo che potesse trattarsi di un fantasma. Ecco, io ero andata proprio qui. Non ho incontrato zombie perché ho bloccato subito tipo tutto. Però direi di approfittarne e di girare. Ho sentito un rumore. Ragazzi! Ho sentito un rumore stranissimo. Avete visto? C'è qualcuno là. Non so se avete visto. Ecco! Lo sapevo, guardate. Sì. Ci siamo. È un po' che giro. Eccolo là. Eh sì, sono zombie. Comunque sì ragazzi, sono simil zombie. Diciamo che sono loro. Guardate, mezzi putrefatti. Ci siamo anche in mezzo. Posso frugare? Non è che si sveglia questo. Oddio. Oddio. Aspettate, che è successo? Oh! Oh! Oddio! Oddio ragazzi! Oh! Oddio, sono inquietantissimi! Non mi stanno ammazzando! Ma spara! Non spara! No, ma lascia stare! No, mi stanno ammazzando! Vi giuro, non scappa! Non scappava! Oh, mamma mia! Sei morto, lo so, però non è giusto. Io cercavo di farlo sparare e non sparava. È un'ingiustizia. Però ragazzi, abbiamo trovato gli zombie. Voglio continuare a cercare, io ve lo dico. Faccio tornare la notte, taglio. Li ridobbiamo, dobbiamo ritrovarli. Assolutamente sì. Aspettate, ho sentito qualcosa. Non vorrei che fosse la missione secondaria. Salve, vediamo che ha da dire. Anyway, you want to come in see my collection of skulls? Controlliamo tutte le cose creepy, le facciamo. What you stood there for? Ma non riesco a muovermi. In realtà è bloccato, ragazzi.
È completamente bloccato, ecco. No! Don't you hate old Sonny now? Don't hate him. Oh, you struggled and you lost. But it was quite a tussle, I tell you. Quite a tussle, my pet. See? Friendship ain't so tough. And neither is you. Quindi che ci ha fatto? Spero che non ci abbia rubato tutto di più. Sì, ci ha rubato di tutto e di più. Wow! No, non ci posso credere. Magari ricarico. Qui c'è tipo una chiesettina inquietante. Esamina. Una piccolissima chiesa per una piccolissima congregazione. Sì, ma veramente piccolissima. Si può entrare? Vediamo cosa c'è qua dentro. Prendiamo magari questo. Oddio, ma cosa abbiamo trovato? Che chiesa minuscola! Per persone piccolissime. Abbiamo trovato una cosa strana. Direi strana. Wow. Direi di mettere via anche il... Ok. Ragazzi, io questa volta... Questo tipo mi ha ammazzato. Io questa volta lo voglio ammazzare un attimo. Aspettate. Con molta allegria, ragazzi. Scusatemi, ma... Ma salve! Oh, non muore! Ma veramente? Oh, il mio onore non ne ha risentito. Scusa, cavalluccio, calmati pure. Ah, adesso sì che l'onore ne ha risentito. Calmalo. Stai calmo, stai calmo. Era una cattiva persona. Vediamo se c'è qualcosa da prendere qui. Magari scopriamo cose inquietanti. Sfondiamo la porta? Beh, diciamo che sto trovando un po' di cose. Però... Non tantissimo. Ok ragazzi, sto registrando da un bel po', penso di avervi fatto vedere già qualche ispezione interessante, però... Oddio, c'ho gli alligatori. Aspettate. Questa gente? No. Tutto ok? Mannaggia, sono zombie. Non ci credo. Ragazzi, sono zombie. Ma perché non spara? Ma caspiterina. Spara, ragazzo, spara. Porca miseria. Avanti. Sì, sono proprio zombie. Mannaggia. Avanti. E li frughiamo pure. Caspiterina, registro aggiornato. Penso di aver trovato degli oggetti interessanti. Sì. Perfetto. Ci riprendiamo il cappello, ovviamente. Eh sì, siamo nella zona giusta.
Non che sia una cosa molto poco inquietante, insomma, però. Qui c'è l'altro corpo. C'erano zombacci, guardateli. Comunque dicevo che stavo girando da un po'. E quindi se non trovo. Ho sentito piangere. Se non trovo la tipa che piange, chiudo qui. Perché abbiamo visto, direi, un bel po'. Come vedete, non sono proprio zombie zombie, sono qualcosa che ricorda gli zombie, potremmo dire. Sì, ragazzi, sono nella casetta che è esattamente qua dove poi ho sentito il fantasma. Adesso faccio una prova perché purtroppo quando l'ho sentito io il fantasma non ho potuto registrare. Nel caso non lo trovassimo in questa puntata, ditemi se volete un'altra puntata in cui lo andiamo a cercare e cerchiamo anche la missione secondaria, se non la troviamo in questa. E giustamente vi sto portando solo delle cose un po' così, un po' strane. Abbiamo trovato una chiesetta strana, delle cose un po' creepy, un po' strane. Anche questa casa è abbastanza creepy. Adesso vi faccio vedere, sento un suono strano, vi faccio vedere perché. Guardate qui. È pieno di candele, di cose. E è un po' troppo pieno di candele. Non penso che sia solo per fare luce. Quindi boh, ragazzi, quindi boh. Ok, ragazzi, no. Il fantasma non l'ho trovato. Però direi che abbiamo visto abbastanza in questo gameplay. Ditemi se vi è piaciuto, se magari vorreste vedere qualcos'altro di creepy, magari in un prossimo gameplay potremo andare a cercare veramente il fantasma. Ovviamente cercherei di trovarlo io da sola per prima e poi iniziare a registrare nel momento in cui lo trovo. E magari potrei vedere di trovare la missione secondaria riguardante i notturni, cioè gli zombie. Comunque, fatemi sapere nei commenti se volete vedere qualcosa di questo tipo. Mettete like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!